Che bellezza. Tutte quelle band che hanno della musica, della carriera di Jimi Hendrix, che è iniziata, come vi racconterà, nel 1966 proprio ascoltando le note di Hey Joe. Heard them on Radio Luxembourg and Radio London, which were stations, one pirate station and one away shop. So, first time I heard it, Si era ascoltato a quelle che una volta le chiamavano radio pirata, no? Radio Luxembourg. Luxembourg. Okay. Ha sentito questa musica, questa canzone, è rimasto folgorato. E da lì però non è stato facile capire subito chi era, perché a quei tempi non si trovavano informazioni, specie ad Amsterdam, che era meglio di onorare e ricordare in qualche modo la fantasia, il talento, lo spirito di Jimi Hendrix. E questo già era una presentazione di questo concorso che era molto stimolante per me. E poi la cosa che mi ha convinto anche a partecipare, perché premetto che non amo molto le competizioni in musica soprattutto, però mi sono convinto quando ho visto che nel regolamento di questo concorso bisognava presentare una propria composizione, quindi l'ho interpretato come effettivamente come loro avevano presentato. Non una gara di tecnica o di bravura solamente, ma anche una gara di fantasia che per me è molto importante. Questo adesso il concorso è durato 2 anni, perché la prima selezione avveniva tramite l'ascolto dei demo, delle registrazioni. Sono stato scelto per queste registrazioni, però solamente 4 giorni prima dalla semifinale io ero in Italia ancora, ormai mi ero anche dimenticato di questa cosa perché non avevo più speranze, invece mi è arrivato la lettera top priority di presentarsi a Austin dopo 3 giorni. Ho trovato l'aereo, tutte le combinazioni, sono andato, ho suonato con i semifinalisti e lì ho vinto la selezione a Austin. Dopo 1 anno e mezzo circa c'è stata la semifinale a Seattle nel 98, in gennaio 98, dove si sono incontrati 10 chitarristi finalisti. È stato molto bello perché ero anche l'unico europeo rimasto in gara. Credo che sia obbligatorio che tu ci vai a salutare per primo quel pezzo lì, dopo tutto questo. No, però poi intanto prendi la chitarra. Però insomma io poi gli ho pregato anche di, oltre a suonare i pezzi, anche magari di darci un piccolo contributo magari semplice, però a beneficio anche di chi non suona la chitarra, per far capire la grandezza e, se vogliamo, anche l'attualità di Jimi Hendrix. Il pezzo si chiama? Alpine Valley. Sentiamolo, Tolo Marton. Thank you.
Bravo! Questa era Alpine Valley, Tom Martin, lo riascoltiamo tra poco. Ho visto che c'è in sala, ci sono in sala alcuni degli autori, ne approfitto così qualcuno ve lo presenta, e il modo di suonare la chitarra di Hendrix. Per un chitarrista, per me in particolare, da chitarrista, da musicista, Hendrix ha sempre rappresentato la novità, perché quello che ha rivoluzionato la musica fatta dalla chitarra. Tanto è vero che non ha influenzato solamente i chitarristi, Hendrix ha influenzato tutti i musicisti che suonavano anche altri strumenti. A me piace pensare anche a Miles Davis, che è stato un genio del jazz, altrettanto innovativo, perché nella sua lunga vita lui è riuscito a cambiarsi e reinventarsi sempre. Quando nel periodo del fine degli anni 60, quando appunto è comparso Hendrix, anche Miles Davis ha cambiato, ha elettricizzato il jazz, ed è stato probabilmente uno dei primi, credo, proprio anche perché influenzato dall'impatto sonoro di Jimi Hendrix. Penso che Hendrix sia insuperato tutt'oggi, non tanto tecnicamente, anche se ci sarebbe da dire molto, perché bisognerebbe dare una definizione di tecnica. Io penso che sia insuperato per l'intensità che ha prodotto, l'energia, ma l'intensità vera e l'espressione che ha messo suonando la chitarra, oltre che come compositore anche. Perché non c'è nessuno che sia riuscito mai a essere così importante, innovativo, vendere tanti dischi, perché bisogna pensare che un genio così, se fosse nato oggi, forse non venderebbe molti dischi. Beh, quello era un periodo particolare dove i geni vendevano dischi. Questo per me è Jimi Hendrix. Che cosa ci fai ascoltare? Modi tributo, ma anche in qualche modo per spiegare in musica quello che ci hai detto. Qui sono estremamente in imbarazzo, perché cioè, io sono un hendrixiano, ma sono anche così innamorato di molti altri stili di musica, e tra l'altro ho fatto malissimo, ho fatto bene a portare questa chitarra, che è quella che ho vinto, che è una grande chitarra, ma è mancina, per cui devo limitarmi a un 30% delle mie capacità tecniche su questa chitarra, perché è tutta rovescio, quindi non posso usare il volume che posso usare. Penso che, visto che siamo qui oggi, cercherò di fare una piccola imitazione, dai, se vogliamo, però sono imbarazzato. Ok, vai! Bravo! Volevo fare solo una precisazione. Io sono Hendrix tecnicamente. Una precisazione, per semplificare, cerco di individuare tre tecniche o mondi, preferisco chiamarli mondi musicali di Hendrix. Quello molto energetico, distorto, quello più intimo, e poi il terzo non mi ricordo qual era, va bene, insomma, è un mix tra i due. Thank you.
Okay.